Linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Ospite quest'oggi in studio è la dottoressa Edi Marrucchi, psicoterapeuta. L'argomento di questa puntata sono i disturbi alimentari e i disagi psicologici. Però prima di iniziare vorremmo domandare alla dottoressa Marrucchi, Girotondi intorno al sogno, questa associazione della quale lei è presidente, che inizia un 2017 ricco di attività. Sì, buongiorno. Il Girotondo intorno al sogno è un'associazione di promozione sociale che fa studio e ricerca su quelli che sono i disagi più diffusi dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Fa anche prevenzione e accoglie la domanda di quelle famiglie o anche a volte degli insegnanti che si trovano a dover far fronte a una sofferenza o a un disagio legato ai bambini o agli adolescenti. In questo senso abbiamo appunto diversi progetti in attivo, diverse attività, sia di conferenze, quindi entriamo proprio sul sociale, incontriamo la cittadinanza sia all'interno delle scuole che con istituzioni con cui collaboriamo. Un'attività quindi che anche quest'anno si profila molto interessante e soprattutto piuttosto ricca. Ci sono anche delle domande, sono iniziate ad arrivare le domande dei nostri telespettatori e telespettatrici, per esempio Sabrina di Arezzo, parliamo oggi come detto di disturbi alimentari e disagi psicologici. Sabrina di Arezzo, mentre guidavo ho provato un forte disagio, ero confusa, disorientata, terrorizzata addirittura, mi sono fermata ai bordi della strada, mio marito è venuto a prendermi, lui insiste perché riprenda a guidare, ma senza di lui, dice la signora, non me la sento. Come faccio? Come posso uscire da questa situazione di grande disagio? Da quello che descrive la signora sembra che le sia successo, che abbia vissuto un'esperienza di attacco di panico, un vero e proprio attacco di panico, e il fatto che sia successo alla guida è molto, molto frequente. Di solito l'insorgenza avviene proprio in situazioni di questo tipo, la guida è un grande supermercato. Quello che lei afferma di sentirsi disorientata e spaesata, il fatto di non voler guidare da sola è tipico di chi ha vissuto un'esperienza di questo tipo, perché chi vive un attacco di panico vive un'esperienza di grande, grande sofferenza e di profondo terrore. Dunque il fatto che possa guidare accanto a suo marito ma non da sola indica proprio che sta mettendo in moto un meccanismo di difesa e una strategia di evitamento di quella situazione in cui è emerso per la prima volta questo attacco di panico. Questo meccanismo che è proprio la paura della paura, no? Paura di rivivere quelle sensazioni di terrore, indica come questa signora sta cercando una maniera per arginare l'angoscia che di ha vissuto autodifesa in quel momento. Esatto, di autodifesa. Autodifesa. Certo, indubbiamente non è una situazione molto bella per la signora, la immagino. Immaginiamo magari per molti anni abituata a guidare tranquillamente e poi all'improvviso si trova in una situazione psicologica che non glielo permette più. Esatto, quindi... e questo succede, è tipico a chi ha vissuto un'esperienza di questo tipo, di sentirsi disorientato perché non sa quando, se e dove può succedere di nuovo una crisi di panico. Quindi che cosa succede? Che queste persone tendono a non voler restare soli, perché avere accanto qualcuno di cui si fidano dà loro la possibilità di placare quest'ansia, di ridurre almeno in parte quest'ansia. Quindi dal momento che non si tratta di insicurezza rispetto alla guida o di volontà, più che magari se ha l'occasione di guidare da sola e se la sente ben venga e lo faccia, però bisogna che magari provi a capire come mai è insorto questo attacco di panico e da cosa deriva tutta questa angoscia. Quindi... ecco, una situazione molto, molto difficile, molto particolare, perché in fondo una persona, mi sembra anche di capire, perde un po' la sua libertà. La sua libertà assolutamente, perché chi soffre di attacco di panico arriva a sviluppare quasi una sorta di dipendenza, no, dagli altri, per cui a un certo punto ha proprio bisogno di avere sempre vicino qualcuno, e questo incide anche sulla propria autostima, quindi piano piano queste persone iniziano ad essere sempre più insicure e questo dopo è un circolo vizioso per cui c'è sempre più difficoltà poi a poter sentirsi autonome e quindi anche a provare a vincere queste insicurezze, quindi poter chiedere un aiuto in questi casi. Credo che sia molto importante. Molto importante. Ci sono altre domande, per esempio quella che ci viene rivolta da Maria di Arezzo. Questa forse è una domanda più generale. Il modo in cui il padre si pone di fronte alla crescita della figlia adolescente condiziona la ragazza, condiziona la crescita della ragazza.
Beh, sì, direi proprio di sì. La figura paterna è una figura molto importante nella vita di una ragazza e quello che noi ascoltiamo in studio è che di solito il padre si accorge presto e tra i primi ad accorgersi di questi cambiamenti che avvengono nella figlia in questa fase particolare di crescita, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista emotivo e psicologico. Alcuni padri lo esplicitano, altri padri invece tacciono. Infatti alcuni padri ad esempio arrivano proprio a dire alla figlia: ah, sei diventata una signorina. E questa frase non è accolta da tutte le ragazze nello stesso modo. Alcune ragazze si sentono lusingate, quindi riconosciute, e la prendono certo. Bene. Altre ragazze invece riferiscono che sono state quasi infastidite da questa frase. Ora, dire se un padre faccia bene o faccia male a esplicitare questo, quindi a dire questa frase o esplicitare comunque che si è accorto dei cambiamenti, non si può dire. Bisogna sempre scendere nella particolarità del rapporto fra padre e figlia. Quello che invece si nota un po' più in generale è che le ragazze in questa precisa fase di crescita, in questa età, quindi nell'adolescenza, hanno bisogno più che mai di avere delle attenzioni, soprattutto dal padre. Dunque, di solito accolgono sempre con tanto piacere quando il padre, e noi invitiamo il padre a farlo questo, quando i padri chiedono di poter fare qualcosa insieme, da soli, quindi magari mentre la madre o eventuali fratelli o sorelle sono a casa, di andare al cinema, fare una gita, fare qualche attività che magari piace certo. Fare insieme. Di solito le ragazze sono molto lusingate da questo, però in alcune ragazze, oltre a questo vissuto di lusinga, c'è anche un vissuto quasi di imbarazzo, di senso di colpa, di vergogna. E di solito questo accade in quelle ragazze che fanno fatica ad accogliere la propria femminilità, quindi ad accogliere l'idea di diventare donne. E spesso che cosa succede? Che arrivano queste ragazze a vivere una scissione interna, quindi un conflitto interno tra l'idea, quindi il desiderio di tornare ad essere come prima, quindi continuare ad essere bambine, dall'altro lato però anche l'esigenza di rispondere a questi cambiamenti che avvertono dentro di loro. Quindi questa, di solito questo conflitto si risolve da solo. Da solo. Altre volte certo. Però non trova nessun'altra soluzione se non quella del sintomo. Per questo noi invitiamo i padri, in questo caso, comunque più in generale i genitori, ad avere un dialogo autentico in questo momento con le ragazze, un ascolto attento, perché ad esempio quello che è successo a una ragazza che è arrivata in studio è stato che il padre, dopo la prima mestruazione, le ha vietato di tornare nel lettone in mezzo a lui e alla madre e non dico che questo sia sbagliato come intervento educativo, però in questa particolare situazione è stato però, interpretato certo. Male dalla figlia. Certo, però in fondo è anche la natura delle cose, no? Voglio dire, quindi bisogna essere il cambiamento anche, arriva. Ma è stato veramente interpretato come un rifiuto da parte della figlia e da quel momento c'è stata una chiusura da entrambe le parti, quindi un cortocircuito di messaggio che ha portato a un isolamento reciproco e questo ha provocato grande sofferenza e anche l'esordio di un sintomo alimentare importante. Genitori, abbiate un po' di pazienza, insomma, quindi siate tolleranti anche nei confronti di vostra figlia che sta diventando donna, sì, nel vero senso della parola. Miria da Siena: mio marito e io litighiamo di continuo, purtroppo questa è una situazione in verità piuttosto comune, non siamo più innamorati, ce lo siamo detto più volte, lui non vuole separarsi per non creare sofferenza ai bambini, ma la situazione oggettivamente è sempre più difficile. Ha senso, chiede Miria, continuare a vivere insieme soltanto per i figli? Beh, posta così la domanda direi di no. I bambini, quando esiste un conflitto in casa, se ne accorgono immediatamente, dunque hanno la capacità di avere veramente dei veri e propri radar rispetto ai conflitti fra i genitori e sono attentissimi ad ogni parola che ogni genitore dice. Dunque, la famiglia è il luogo dove i bambini incontrano sicurezza, serenità, accoglienza. Se quel luogo deve diventare un posto dove c'è continuamente in atto una battaglia e dove non si può incontrare un clima sereno e un'apertura al dialogo, allora necessariamente i bambini ne soffrono. Bisogna considerare inoltre che
i bambini tendono a accollarsi la colpa di quello che succede fra i genitori e molto spesso quando ci sono in famiglia questi conflitti così importanti, così forti, quindi anche incomprensioni, magari rabbia reciproca, no, tra i genitori, i bambini cercano di sfruttare un po' la situazione. Quindi che cosa fanno? Sfruttano il fatto che i genitori non sono completamente d'accordo rispetto a certe decisioni da prendere per trarne vantaggio. Però questo poi si ritorce contro. Perché? Perché a un certo punto entrano in confusione e molto spesso i genitori litigano anche a partire da delle richieste dei figli e arrivano ad accusare i figli. Guarda, mi ha fatto litigare con la mamma, oppure guarda cosa hai combinato, il papà è andato via perché te ti sei comportato in questo modo. Dunque, a volte, pur non volendolo, i genitori rischiano di creare quella situazione che avvalla l'idea dei bambini di essere colpevoli di quello che accade tra di loro. Dunque, fare molta attenzione, perché se la coppia coniugale deve diventare una prigione in cui entrambi i coniugi si sentono frustrati e non sono felici, allora occorre spiegare nella maniera più semplice possibile, a seconda dell'età che hanno, quello che sta accadendo ai figli e vedere di mettere in piedi una buona separazione. Ecco, il perdurare della situazione sicuramente non giova ai bambini, no? Quindi è una situazione già difficile, insomma, dove il dialogo praticamente non esiste quasi più, quindi ma i bambini comunque si rendono conto di qualcosa perché hanno dei radar. Esatto. E alcuni bambini, ad esempio, in studio arrivano a dire: ma perché la mamma e papà non si lasciano? Anche se poi dicono che non è quello che vorrebbero e che questa cosa li fa arrabbiare. Dispiace però che così non si può più andare avanti, sono i bambini stessi a portarlo. Certo, dottoressa, leggendo queste domande pare chiaro che la sua professione è molto difficile e oggi forse anche più impegnativa che in passato. Avremo la possibilità poi di approfondire altri argomenti nella seconda parte di Linea Diretta. Per il momento un breve spazio dalla regia e poi ci rivediamo per la seconda parte di questo programma.